questo che ho potuto constatare, che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione, di sepolti vivi. E i superstiti, presi di rabbia, mi dicevano: ma noi non abbiamo gli attrezzi necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie. Io ricordo anche queste scene di una bambina che mi si è avvicinata disperata, mi si è gettata al collo e mi ha detto, piangendo, che aveva perduto sua madre, suo padre e i suoi fratelli. Una donna. La cosa che ricordo principalmente è che non riuscivo a muovermi dalla sedia, tutto si muoveva intorno a me. Ricordo che avevo molta paura, non capivo cosa stesse accadendo, non sapevo che cos'era il terremoto. Poi, finita la scossa, ricordo che siamo andati a Piazza Carlo III, che al momento sembrava il luogo più sicuro perché lontano dagli edifici, e tra la folla cercavamo i miei fratelli che erano usciti con gli amici. E, non essendoci i cellulari, non eravamo sicuri che stessero bene, che stessero al sicuro. Fortunatamente, dopo qualche ora la famiglia si è riunita. Abbiamo trascorso la notte sotto il ponte del Corso Malta, e la cosa che maggiormente ricordo al risveglio è che il latte scarseggiava e i pochi bar che ce l'avevano lo facevano pagare caro. Successivamente poi i miei genitori decisero di andare in campagna a Benevento. È vero che eravamo molto più vicini all'epicentro, però eravamo anche lontani da possibili crolli. E ricordo una cosa simpatica, che i nostri vicini avevano messo i bambini, tutti i bimbi, a dormire in una pecar ben attrezzata con materassi e coperte, e tutti gli adulti venivano intorno al fuoco. L'istinto di sopravvivenza ti fa fare cose inimmaginabili, e questa è un'esperienza che difficilmente si